Rimettere la Sardegna al centro del Mediterraneo e usare il mare dell'isola come un elemento di unione per artigianato, tradizioni e culture da far scoprire al turista. È questa la missione della seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna che si svolge dal 21 al 25 aprile nella Marina di Porto Rotondo. Un evento organizzato dal CIPNES Gallura e finanziato dall'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna per promuovere lo sviluppo del diportismo nell'isola, come confermato dallo stesso Assessore al Turismo Gianni Chessa. Il sogno è quello che stiamo accarezzando, di andare oltre il mare, far vivere una Sardegna tutto l'anno. Era impensabile che un'isola bellissima come la Sardegna non avesse una fiera della nautica. Questa è la seconda edizione, ma io voglio andare oltre alle edizioni. Il vero risultato sarà quello di portare e far nascere il polo della nautica del Mediterraneo. Credo che la Sardegna sta facendo un sistema, questa frase che dissi 4 anni fa penso che sia stata recepita. Questo è il frutto dei risultati di far sistema, unire le forze, le competenze. Quindi la scelta è più che azzeccata di partire questa seconda edizione, far partire la seconda edizione da Porto Rotondo, che ci dà una grande opportunità. Oltre 150 imbarcazioni, 130 espositori, talk, esibizioni, degustazioni e vere e proprie esperienze nel mondo delle tradizioni sarde. Questo quello che troveranno i visitatori, con ingresso libero dalle ore 10 alle ore 20 alla seconda edizione della Fiera Nautica di Sardegna nella Marina di Porto Rotondo. Un evento in costante crescita, come confermato dal presidente del CIPNES Gianni Sarti. E noi vogliamo spingere molto forte sull'acceleratore perché questo avvenga sempre di più. E questo avverrà con la costituzione del distretto della nautica a cui stiamo lavorando e che darà sicuramente un impulso ancora maggiore. Con il nostro servizio di marketing territoriale, enogastronomico e artigianato d'autore insula abbiamo le eccellenze del food and wine, quindi questo è importante. Il mio sogno è che le grandi barche, quando vengono qui da noi, poi invece di andare da altre parti, in Italia oppure in Corsica o in altri lidi, facciano il periplo della Sardegna e lasciano il loro denaro in quest'isola. A raccontare l'evento e i suoi obiettivi è stato il direttore del progetto marketing Insula Sardegna Quality World, Massimo Masia. Il CIPNES, insieme all'Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio, ha sviluppato questo grande progetto di marketing regionale, che è il progetto appunto Insula Sardegna Quality World, che ha l'obiettivo di raccontare la destinazione Sardegna attraverso il tema delle esperienze. Con il progetto di sviluppo della nautica e del turismo d'aeroporto, insieme a tutto il percorso delle esperienze del turismo sportivo, del turismo dei cammini, del turismo lento, del turismo enogastronomico, ci possono tutti insieme aiutare, quindi a riempire anche questi mesi spalla dove la Sardegna insomma è meno performante. Una fiera a 360 gradi e attenta alla sostenibilità e alle innovazioni del mondo green e delle rinnovabili, per una Sardegna che attraverso la nautica vuole raccontarsi tra passato, presente e soprattutto futuro.